Ciao ragazzi, vi faccio un brevissimo recap sulla situazione attuale. Il video lo sto registrando a poche ore dagli Ultimate Scream, ma allo stesso modo, secondo me, vale per le prime 24 ore anche dall'inizio dell'evento. Perché generalmente, quando si ha un evento abbastanza grande come l'Ultimate Scream in foot, le prime 24 ore sono, diciamo, semplicemente il rilascio del team speciale nei pacchetti. Magari una o due SBC a tema, nuovi obiettivi stagionali, ma niente di particolare. Solitamente, diciamo, i primi contenuti più interessanti arrivano o il sabato, quindi 24 ore dopo l'inizio dell'evento, o addirittura domenica lunedì. Però sono chiaramente supposizioni in base a quello che è stato, gli scorsi anni in foot e quello che sono stati gli eventi, a partire dall'anno scorso. E vi ricordo che l'Ultimate Scream è una squadra che sarà nei pacchetti a partire da questa sera alle ore 19. Ci rimarrà probabilmente per 7 o 10 giorni, più possibile 10 giorni. E ci saranno poi obiettivi stagionali, settimanale tema, SBC, eccetera, eccetera. Pacchetti promozionali e puzzle giornalieri. Per questo motivo vi consiglio di guardare il video di Halloween, porta il crollo delle card in meta 84 o meno, dove vi ho specificato effettivamente le card che subiranno un crollo di mercato. Non ci sarà un crash, ci sarà semplicemente un riassestamento dei prezzi delle carte che oggi sono sovrapprezzate. Trovate tutti i dettagli in quel video. E vi ricordo inoltre di sfruttare l'hype per tutte quelle carte di cui vi avevo parlato, ad esempio Benevento, Orlando, Pirates, Lincoln, eccetera, eccetera, perché sono veramente saliti tanto di prezzo. Nello specifico, facciamo un esempio, non so, prendiamo il Benevento, carte sotto i 1000 crediti non ce ne sono e si compravano a 200 nel momento in cui ve le ho consigliate io, ok? Chiaramente una carta bronzo del Benevento pagata 200 la si vende a 1000, 1200 senza assolutamente andare a rischiare, aspettare SBC e quant'altro. Lo stesso vale per tutte le altre squadre, chiaramente tranne il Manchester United, perché ce ne sono a palate di card e perché le avevamo prese in vista degli incontri principali di ieri. Incontri principali di ieri, cosa è successo? È semplice, abbiamo azzeccato le partite. Il problema qual è? Il problema è semplicemente che i requisiti non sono sufficientemente difficili per andare a portare un rialzo di prezzo. Mi spiego, un giocatore da Manchester o Liverpool senza vincoli di valutazione per la card in sé, per cui io potevo usare una card bronzo come una card argento come una card oro, ce ne sono 50 diverse, migliaia sul mercato, il prezzo non si rialza. Allo stesso modo è successo con Valencia e Atletico Madrid, seppur qui chiedesse valutazione, non valutazione minima, ma esattamente giocatori oro, il fatto che ne richiedesse soltanto uno purtroppo non ha portato il rialzo che ci aspettavamo, il rialzo che volevamo, ecco. Però abbiamo comunque sia comprato a scarto, venduto a 1000-1200 crediti, pazienza. È uscito poi il Potm Harit, che è il Potm della Bundesliga di oggi, non è il vincitore Coutinho, come dicevano in tanti. Io non ho fatto nomi perché non sapevo e perché c'erano dubbi sul possibile vincitore. Harit è vincitore, la sfida è una valutazione 85 con almeno un giocatore della Bundesliga, abbastanza semplice, la card è parzialmente interessante, difficilmente ibridabile se non avete una Bundes, quindi non ci sarà tanto interesse su questa card. La situazione dovrebbe essere questa, la vostra, come la mia. A parte i Pepe che già sono andati via in parecchie copie, perché vi ho mostrato già stamattina che Pepe aveva un prezzo superiore a 4.800-4.900 crediti, quindi chiunque l'avesse acquistato come me a 3.500 circa ha la possibilità già di avere un profitto. Personalmente ho continuato a listare intorno ai 5.000, 5.200, 5.400 per poter massimizzare i profitti. Dovreste avere le card dedicate agli incontri principali UEFA. Vi ricordo che anche per quello trovate un video sul mio canale, un video qua dove è dedicato agli incontri principali UEFA e che avrete tempo forse fino a sabato per acquistarle. Dopodiché inizierà l'hype forte per le card dedicate a quelle squadre lì. Avete in lista trasferimenti come me i vari Grealish, continuate a listare tranquillamente tra 13 e 13 e mezzo compra ora. Se
Di 5-6 card che ne avevo, una ne ho vendute, le altre mi sono rimaste in lista e continuo a listarle. Abbiamo ancora i vari Avi Martinez e Pepe, chiaramente se non li avete già venduti, che continueremo a listare e aspettiamo. Aspettiamo di vedere quale sarà la squadra questa sera nei pacchetti, aspettiamo di vedere le prime SBC in uscita. Aspettiamo di vedere quali saranno i requisiti delle sfide più interessanti per eventuali giocatori dedicati esclusivamente alle sfide di creazione rosa. Vi farò a breve un video brevissimo con il recap degli investimenti degli incontri principali, essendoci piccoli aggiornamenti dovuti all'uscita degli incontri principali del giovedì. Quindi focus adesso all'uscita degli Ultimate Scrim ed in seguito al SCR, quindi alla sfida creazione rosa, incontri principali Champions di martedì, ragazzi. Chiudo dunque il recap di oggi. Vi invito a seguirmi su Instagram, foot18italia-trading, per tutti i consigli giornalieri. In serata, qualora ci fosse qualcosa di interessante, seguite Instagram perché pubblicherò dei consigli lampo, ok? A seconda di quello che sarà l'uscita del team, dell'SBC e di quello che valuterò a dopo le 19. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Grazie per l'ascolto e la visione. Ci vediamo nel video che farò adesso, che pubblico immediatamente per gli incontri principali UEFA con piccoli aggiornamenti. Se no, ci sentiamo su Instagram e a lunedì. Buona Weekend League, ciao a tutti ragazzi.